Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua, sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, in diretta dallo studio di Milano All News, 12:29, un minuto in anticipo sulla nostra normale scaletta. Siamo qua a contarvi, come sempre, i protagonisti, le storie, le realtà della nostra città, della città di Milano. E non si può non parlare di Milano e non parlare, soprattutto in questa settimana, delle due grandi squadre di Milano. Per una volta forse andiamo anche un po' in controtendenza, no? Cioè, questo derby vinto dall'Inter. Noi oggi vogliamo parlare invece della squadra che, ahimè, per chi è qui ospite con me, ha perso il derby. Ma basta, non lo dico più, perché forse sennò dopo, insomma, diventa una seduta di analisi collettiva tra loro e i tifosi e tutti quelli che li seguono giornalmente su Radio Rossonera, perché abbiamo qui il cuore, l'anima, il ventricolo destro, il ventricolo sinistro, non so come definirvi, di Radio Rossonera, Pietro Balzano Porta, direttore di Radio Rossonera. Buongiorno Pietro. E Pierangelo Rigattieri, amministratore delegato di Radio Rossonera. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Sì, hai detto giusto, settimana difficile, settimana complicata anche per i tifosi, oltre perché? Che per noi. Che succede? Chiede cosa sia successo, non si è accorto di niente. No, per i nostri infortuni fisici. Ah, ecco, esatto. Ah sì, perché non lo sapete, c'è fuori onda una roba, un lazzaretto, sì, uno zoppo, uno non riesce a girarsi. Tra l'altro è un periodo in radio che tra noi e i collaboratori non ne becchiamo uno. Cioè, uno con l'influenza, uno è un periodo così, ma va bene, andiamo avanti. Ecco, allora colpa vostra. È colpa vostra che alla fine del derby non eravate preparati, fisicamente. Tu pensa che stamattina Pietro è arrivato con qualche minuto di ritardo, niente di straordinario, perché stava cercando parcheggio e io ho cominciato a scrivere: che è successo? Tutto bene? Ci portiamo avanti con il lavoro. Allora, Radio Rossonera, una realtà, diciamo, abbastanza neonata, nel senso che voi nascete quest'estate, ma che già, insomma, si fa sentire in quel di Milano. Facciamo magari, appunto, Pier, un po' la storia, la cronostoria e come si è arrivati a qui, adesso, a questo punto. Allora, Radio Rossonera nasce il 6 di giugno, iniziamo a trasmettere il 7 di giugno, quindi sono poco più di 4 mesi che trasmettiamo. Devo dire che l'idea e tutto il lavoro che c'è dietro, perché siamo un'associazione di tifosi del Milan che è proprietaria della radio. Spieghiamola bene, perché è interessante. Allora, la cronologia è questa: diciamo che il lavoro di gestazione è durato circa un anno e mezzo, fino a che non si sono incastrate una serie di eventi, dalla ricerca dei finanziatori piuttosto che non, che perché all'inizio bisogna metterci dei capitali, come direttore ben sai. Purtroppo c'è anche questa brutta, esatto, c'è questa brutta, diciamo, bene, forse che per quello che siamo in campagna crowdfunding, ci chiediamo, ricordatevelo, esatto. Andiamo avanti. Sì, no, ricordatevi di tutti noi. Poi nella pratica noi cominciamo a trasmettere il 7 di giugno. Da allora devo dire che le cose sono andate discretamente bene, nel senso che siamo arrivati in pochissimo tempo a quasi, mi correggerà il direttore se sbaglio, quasi 700.000 ascolti, che sono numeri che per una radio... Purtroppo non ti posso correggere, perché è così. Tu mi chiedevi com'è l'organizzazione. Questa organizzazione, perché appunto non è una radio classica, non c'è innanzitutto un editore che ha detto facciamo una... No, c'è. Allora, avete creato una cosa molto interessante. Esatto. Tra l'altro, esperimento che abbiamo scoperto essere, per esempio, molto seguito a Roma, dove le mitiche radio romane, quelle che parlano di calcio, sono una realtà consolidata. La nostra esperienza è un'esperienza di cui si parla parecchio. Partiamo dalle basi. Noi non siamo una radio classica, non ci trovate su FM. Se volete sentire le nostre trasmissioni dovete andare sul sito, che è www.radiorossonera.it, oppure sul sito che ci ospita, la piattaforma di Spreaker, che è spreaker.com. Andate, cercate Radio Rossonera, o in alternativa sulla nostra app, sull'app che è scaricabile, esiste sia per Apple che per Android. Come nasciamo? L'idea iniziale è stata proprio quella di fare una radio fatta dai tifosi per i tifosi. Siccome la comunicazione, che con la vecchia gestione era legata al mondo Milan, tagliava fuori molti pezzi della tifoseria, e qua mi fermo, non vado oltre per non annoiare i tuoi spettatori, abbiamo deciso che forse era meglio un certo tipo di informazione farcela da noi.
E quindi noi viviamo in funzione di quanti associati riusciamo a trovare. C'è tutta una serie di cose collegate, cercherò di essere breve. Per esempio, basta andare sul sito, sul nostro sito c'è un pulsantino quadrato, associati. Cliccate sopra, seguite il percorso, è relativamente facile, ci si può associare con bonifico o con carta di credito, sì. PayPal. L'associazione costa 50 euro, chiedo scusa, costa 50 euro, in realtà non è un'associazione così semplice. In cambio noi vi diamo qualcosa, forse avrete seguito la notizia essendo una radio che si occupa di Milano. Il 6 di dicembre, se non ricordo male, 6 di dicembre del 2016, comunque a dicembre del 2016, la Bolaffi ha messo all'asta la copia più antica esistente dello Statuto del Milan. Okay. Viene chiamato Statuto 1900, il Milan nasce nel 1899 a dicembre. Okay. Quindi quello statuto è del gennaio del 1900, quindi è probabilmente la copia più antica esistente. Non sappiamo se è l'originale. Però è sicuramente la più antica esistente. Se l'è aggiudicata per un prezzo altissimo un avvocato milanese, si chiama Giuseppe La Scala, che è anche uno dei nostri mentori, uno dei nostri finanziatori e soprattutto una delle menti dietro questa esperienza. E noi con i 50 euro dell'associazione diamo a 1899 persone, quelle che si associano, una copia anastatica di quello statuto. Ne abbiamo fatte 1899, che per noi è un numero altamente simbolico. Okay. Tutte le volte che qualcuno ci manda 50 euro fino a raggiungere 1899, gli diamo 1899, sarebbe un attimo. Non ce n'è tantissimi ancora a disposizione, quindi prima fate. Anche prima perché fate lui non ha specificato gli stampi con cui vengono fatte le copie anastatiche, che è una copia uguale, identica all'originale, viene fatta a piombo, gli stampi vi sono stati spaccati simbolicamente perché non si potranno più replicare le copie, quindi o sei tra i 1899 oppure non ce n'è più. In più so che poi c'è anche un libro nel kit di nel kit c'è anche un libro scritto da due storici milanisti, Mauro Raimondi e Davide Grassi, che ogni tanto vengono in radio a raccontarci delle cose. Anche fanno anche ospite qua da noi più di una volta. Fanno anche una trasmissione da noi che si chiama Cascia Vit Lezioni di Storia, dove proprio ci raccontano a loro modo, col loro stile che è inconfondibile, secondo me. Sono bravissimi. Varie pillole sulla storia del Milan. E sono fantastiche. Ecco, appunto, Pietro, con te parliamo più intanto un po' di come nasce l'idea con l'amministratore delegato, appunto. Quindi i pezzi grossi parlano di grossi. La parte brutta, cioè io parlo di soldi. No, però insomma, parli di soldi e passione, però, perché appunto. Sì, sostanzialmente. Fabio, perdonami, sostanzialmente il nostro claim principale è la radio fatta dai tifosi per i tifosi, nel senso che poi alla fine comunque il nostro scopo non è essere la radio ufficiale del Milan. Noi con il Milan abbiamo ottimi rapporti, abbiamo dei buoni rapporti perché il Milan, il nuovo Milan, ha compreso che il mondo web, il mondo social è un mondo come l'altro. Appunto, mi stai anticipando appunto le domande. Sto zitto. Al direttore questo, appunto. Voi nascete nel momento in cui nasce anche il nuovo Milan, no? O meno i tempi sono stati quelli. Noi sì, questo nuovo Milan a guida cinese, come viene chiamato di solito. Sì. Ma soprattutto mi viene da dire, questo nuovo Milan senza la famiglia Berlusconi, quindi insomma un salto un po' nel buio, se poteva sembrare per alcuni. Sì. Com'è stato trovare questo Milan? È stato bello, ma ti dico semplicemente bello perché noi ovviamente ci rapportiamo con la parte della comunicazione, quindi con Fabio Guadagnini, che è responsabile, ex Sky tra l'altro, responsabile della comunicazione del Milan, che ha dimostrato, lui e tutto insomma lo staff, una grandissima apertura al mondo social e alle nuove iniziative. Questa è una cosa che ovviamente ha fatto il nostro gioco. Noi abbiamo semplicemente presentato il nostro progetto, progetto che è piaciuto tantissimo, e da qui poi è nato un bel rapporto, ma di collaborazione. Lui ha specificato bene: noi non siamo la radio del Milan, noi siamo una radio indipendente che ha come oggetto il Milan. Poi ovviamente ci sono ottimi rapporti, questo ci consente di lavorare meglio e di lavorare in maniera serena. Pietro, sottolineiamo, credeteci, dovete farlo sulla parola, non abbiamo mai ricevuto una pressione su dite questo, non dite questa cosa qua. Anzi, sembrano essere interessati adesso solo a difendere il Milan e basta. Un piccolo aneddoto che non abbiamo mai raccontato. Quando abbiamo presentato il progetto alla dirigenza, a Fabio Guadagnini, eccetera, eccetera,
chiacchierando, e mi hanno detto siamo una radio indipendente. Lui ha detto proprio: voi dovete restare una radio indipendente perché dovete mantenere il vostro diritto di critica verso di noi, perché queste critiche a noi ci sono utili. Questo ha fatto capire molto le differenze tra la vecchia gestione e la nuova gestione, che comunque è aperta anche ad ascoltare una critica, a cercare di migliorarsi. Diciamo, anzi, mi viene a dire quasi gli serve uno strumento come voi, in modo che appunto questa critica costruttiva che può arrivare in qualsiasi momento dai tifosi o da tutti gli appassionati è indice di furbizia. Perché se io sono furbo, va bene, ma furbo in senso positivo, se io sono furbo ascolto le critiche degli altri, perché con quelle migliori, nella massa delle critiche, una volta che scuoto il setaccio rimane anche la pepita, cioè trovo anche quello che mi dice la cosa giusta e che io non ho pensato. Se sei abbastanza furbo e soprattutto umile da comprendere che dagli altri possono venire degli input positivi, te li fai dare, se no fai come quelli che c'erano prima, ti chiudi, vivi nella tua torre d'avorio e dici: ah no, tanto ho sempre ragione io. Poi però ti accorgi che, per esempio, l'anno scorso lo stadio era vuoto, no? Per esempio. Ah, ecco, invece quest'anno va molto molto meglio. Quest'anno i numeri sono decisamente alti. I numeri, se non sbaglio, era cos'è, una media di 50? Sì, all'incirca. Per le prime partite di campionato 50.000, che erano numeri che a San Siro non si vedevano da tantissimo. Ma a prescindere da questo, volevo tra l'altro raccontarti una cosa interessante per farti capire il rapporto di collaborazione. Sì. Noi abbiamo fatto questo evento, questo format video, che tra l'altro si può vedere su YouTube, sul nostro canale, che si chiama A Cena Con. Okay. Il primo episodio l'abbiamo fatto con il direttore sportivo del Milan, hashtag A Cena Con. Il primo episodio l'abbiamo fatto con il direttore sportivo del Milan, Mirabelli. Il Milan ci ha gentilmente concesso di fare questa cosa particolare, perché come funzionava? Che 10 associati estratti a sorte, quindi la sorte ha fatto il suo corso, potevano venire ospiti a cena con noi. Garantiamo che la sorte li ho visti quando facevano i bigliettini. Sì, li ho visti. Mi ricordo, sono passato di lì. Ma guarda, nel dubbio, sai che non si sa mai, abbiamo fatto anche la diretta social per far vedere che estraeva. Abbiamo fatto estrarre da un interista, in modo che non ci fossero dubbi sui favoritismi. Abbiamo chiamato un interista apposta e mi ha detto: estrai i nomi. E abbiamo fatto questo evento, che è stato fortunatamente apprezzato da tutti, sia dai nostri detrattori che dai nostri seguaci, mettiamola così, perché è stata una cosa nuova. Noi ci stiamo cercando di fare proprio questo, di avvicinare il tifoso alla società, avvicinare il tifoso al Milan, ma avvicinarlo realmente, concretamente, far sedere allo stesso tavolo il tifoso di fronte al direttore sportivo del Milan. È stata una bella cosa. Curiosamente, prima di Milan-Roma, alcuni di noi, come dicevo prima, le radio romane sono un punto di riferimento nel mondo del calcio. Poi c'è un modo che dicevi appunto che a Roma è già ben sviluppato, in FM, però siamo stati contattati e loro, a un certo punto uno gli ha detto: ma parliamo della partita, e lui mi ha detto: guarda, sì, mi interessa, più che altro mi interessa comprendere qual è l'esperienza di Radio Rossonera. Allora gli ho raccontato proprio l'episodio della cena con il direttore sportivo del Milan. Silenzio dall'altra parte, pensavo si fosse interrotta la comunicazione, e mi dice: sai che da noi qua questa è fantascienza, perché da loro il rapporto è molto conflittuale, mentre noi in realtà abbiamo l'esigenza opposta, quella di fare da tramite tra quello che è il mondo istituzionale del Milan e i tifosi del Milan, che negli ultimi anni hanno proprio avuto c'è stato proprio uno scollamento tra la società e i tifosi. Adesso i tifosi e la società hanno l'esigenza di cercare di riavvicinarci. Noi ci troviamo nel mezzo, fortunatamente. Ti prendo pochissimi secondi per precisare una cosa, perché si è ingenerato questo equivoco: a noi non interessa essere la voce dei tifosi del Milan, è l'ultima cosa che ci interessa, perché la voce dei tifosi del Milan sono i tifosi del Milan presi singolo. Noi piuttosto siamo il microfono. Noi cerchiamo di mettere a disposizione un microfono. Ci hanno accusato di voler monopolizzare. No, perché per esempio esistono i Milan Club, la Curva, alcune altre realtà social. Potete dare voce a loro. Noi cerchiamo di essere la voce. Noi cerchiamo di essere là, nel senso esatto, quelli che danno spazio a più persone possibile. Penso che i Milan Club vengano, se vengono a trovarvi, se vengono a contare. So che spesso tanti tifosi vengono a trovarvi. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto. Invece mi regalano anche delle sciarpe, delle bellissime. No, abbiamo fatto. Adesso poi raccontiamo una piccola storia che è bellissima. Non so se ce la faccio, ma abbiamo fatto Milanismo nel mondo, per esempio, che è una trasmissione dove noi andiamo a fare le trasmissioni che fate. Per esempio, Milanismo nel mondo è una di quelle più particolari, dove noi andiamo a chiacchierare via Skype, via telefono, eccetera, con i tifosi del Milan sparsi per il mondo.
abbiamo, siamo andati a Montreal telefonicamente via Skype, siamo andati a New York, siamo andati in siamo andati in giro per il mondo, in Arabia Saudita, Israele, Abu Dhabi, questo ti dimostra Singapore, l'eco che ha il Milan nel mondo. E tanti di questi tifosi ci hanno detto grazie, non per bella trasmissione, ci hanno detto grazie perché ci fate sentire un po' più vicini a casa. Ed è la più grossa soddisfazione. Cioè questa, cioè torna spesso questo discorso delle vicinanze torna spesso nel perché soprattutto quando sei all'estero non è semplice. Ieri ho letto, pare una cosa complicata, però ieri ho letto la mail di un nostro associato, dice non è ancora associato, verrà a farlo di persona perché ha detto che vuole farlo di persona, vive a Norimberga se non sbaglio. Dice io sono figlio di un italiano, grazie a papà sono milanista, però un conto è essere milanista a Treviso dove vai al bar e prima o poi un milanista lo trovi. Lui dice qua io faccio una fatica cosmica a trovare un milanista. Dice, e spesso è tutta gente che se il Milan vince è milanista, se il Milan perde cambia strada. E lui dice da quando vi ascolto, va bene, ha scritto una cosa che mi ha colpito: io non vi ascolto quando il Milan vince, vi ascolto quando il Milan perde, perché so di non essere solo. Ecco, poi arrivano quelle email lì e ti rendi conto che vero che cominciamo presto e finiamo tardissimo, però il compenso è questo qua che ti dice oh grazie perché mi sento meno solo. Beh, bello, bellissimo. E anche per oggi la dose, per oggi la dose di carica è fatta. Dice appunto Pietro, ma che altro tipo di trasmissioni avete? Guarda, adesso stiamo facendo, abbiamo intanto partiamo più o meno all'una. E abbiamo una trasmissione dedicata ai nostri associati con Senti Chi Parla, quindi le loro telefonate, chiacchiere con le loro telefonate degli associati. Abbiamo una trasmissione che si chiama Twitterismi, perché su Twitter c'è un mondo di milanisti, ma alcuni che diventano proprio delle tweet star milanisti, poi ho usato anche dei calciatori spesso tantissimo, ma noi stiamo vedendo che ci sono proprio delle tweet star tra i tifosi. E abbiamo deciso di aprire le linee anche con loro. Successone, apriti, successone. Poi abbiamo il nostro talk dalle 18 alle 20, che è la trasmissione classica, che è sempre ancora quella che comunque va di più, un po' per l'orario, un po' perché gli ospiti. Poi abbiamo dodicesimo uomo, che è la trasmissione dei tifosi, il famoso dodicesimo uomo, dove i tifosi scrivono a raffica i loro messaggi e vengono letti e si chiacchiera di questi. E tu devi vedere quanti ne arrivo. Piero, quanti sono? Ma allora, sono minimo 200 a puntata. 300, ma anche di più. Ma spesso, siccome lo faccio io, va bene, la regola della trasmissione è leggi il messaggio. Se il messaggio richiede una risposta, hai 5 secondi di tempo per rispondere, o 10 se è una cosa particolarmente complicata. Se no, li rimandi al talk serale. Ma io ne leggo quando riesco e andando veloce ne leggo intorno ai 200 e spesso me ne rimangono di non letti. Ma infatti immagino, poi vediamo sempre che comunque se uno ha le 18 così non può vedervi, no, non può sentirvi. Bravo. Cioè, allora tu non siamo appunto la vostra fortuna è questa, deve essere la tradizione reale dove infatti alle 6 non riesco a sintonizzarmi, no, infatti guarda alle 2 di notte stavamo analizzando ieri alcuni dati, no, ed è pazzesco vedere quanta gente ascolta in podcast. Cioè ascolta magari alle 18:20 mi sono perso la puntata, basta che apri il canalino Spreaker, vai lì e sai quanta gente ascolta. Lo faccio vedere dopo. C'è. Infatti, qual è l'app di ma anche sul sito come così avete tutte le varie puntate per andare a riascoltare tranquillamente. E il riascolto va fortissimo. Io ero convinto invece che la diretta fosse più forte, invece il riascolto ormai è più alto delle dirette. È una delle meraviglie del web, no? Il vantaggio di poter fare qualunque cosa e conservarla e buttare definitivamente quello che non ti serve è il grandissimo vantaggio. È anche la cosa negativa perché le figuracce poi restano rimangono negli annali, però bene così, insomma siamo molto contenti. Poi siamo arrivati la sera adesso stiamo ideando alcune trasmissioni nuove. Poi vabbè, c'è la parte tattica che magari a chi non segue il calcio ovviamente annoia di più che si chiama la stanza di Bottoni, perché questo allenatore proprio ha allenato la Latina, Emanuele Bottoni il patentino UEFA, che è il bravissimo, cioè lui potrebbe allenare in Serie A con quel patentino. Lui fa quest'ora dove viene analizzato tatticamente tutta la trasmissione, poi il giorno dopo carichiamo sui social in video anche le analisi, quindi anche per chi è
calciofilo proprio, cenevolo. Più o meno quello che fa Sky con il fermo immagine, il disegnino sopra che ti spiega, quello doveva fare così. Te l'ho fatto con cognizione di... non devo dirle queste cose. Peraltro poi Emanuele ci tiene sempre a precisare, lui dice sempre, attenzione, perché non è che questo significhi che l'allenatore è un cretino piuttosto che è bravissimo, significa che quando siamo seduti, lui dice il mio mestiere, io mi siedo in poltrona, guardo e dico quello che è successo, non significa che mentre sei allo stadio, perché se fosse così, cioè, la risolviamo come la PlayStation e abbiamo risolto il problema. No, non è esattamente così, però l'analisi è importante e anche lì c'è un sacco di gente, cioè, quella è una trasmissione che va di mancava più. Sì, ok, ma proprio mancava. E la poi cosa stiamo... caratteristica è che noi forniamo volontariamente o involontariamente un sacco di cose che mancavano ai tifosi di prima, cioè quanta gente, c'è un sacco di gente che di tecnica capisce, di tattica capisce e ha voglia di parlare con altre persone che di tattica capiscono, e noi ci mettiamo nel mezzo e diamo loro poi la adesso stiamo partendo, abbiamo già comunicato insomma al Milan che vogliamo fare, visto che noi ci occupiamo a 360 gradi di Milan e ovviamente devi stare attento a non annoiare, quindi c'è, come dicevamo prima, la trasmissione di Davide Grassi e Mauro Raimondi, Casciavit, si parla di storia. Noi adesso faremo una trasmissione che probabilmente si chiamerà Behind the Club, dove noi vogliamo andare a intervistare, fare quattro chiacchiere con le persone che lavorano dietro al Milan. Esempio, il magazziniere ne avrà da raccontare, una valanga. l'addetto stampa che si ne avrà da raccontare una valanga. No, non ne avrà neanche, ricordi che ne ha raccontate, per quello lo sappiamo. Quindi partiremo con questa trasmissione che nessuno ha mai fatto, perché tu di solito quando parli del Milan parli del calciatore, della giocata. Invece, visto che noi siamo una radio che come oggetto ha solo il Milan, secondo me è bello andare a vedere tutto. Adesso siamo partiti anche con una trasmissione sui ragazzi, sulla cantera giovanile. Sai Pietro, mi viene da dire insomma che poi, soprattutto in questo periodo ormai, cioè, il Milan rimane il Milan, i giocatori ahimè vanno, vengono, cambiano, tornano, fanno, disfano, quindi insomma... Effettivamente, se devi parlare di Milan, devi parlare di Milan, tutto quello che fa Milan, che non è solo il giocatore. La differenza tra noi, per esempio, è un emittente come la vostra, è che io, voi vi posso guardare tutto il giorno. Radio Rossonera, ipoteticamente, posso anche non ascoltarla tutto il giorno, perché ma sbagli. Sbagliate, puoi farlo, ma sbagli. Capiamoci. Qual è il vantaggio? È che io, on demand, vado sul mio bravo telefono e mi scelgo la trasmissione che più mi aggrada. Sì. Ieri sera, per chi ha, come stava dicendo Pietro, per chi aveva voglia di piangere, chi ha voglia di commuoversi, andate a cercare la trasmissione che abbiamo fatto dalle 18 alle 20 ieri sera, in cui abbiamo, durante la quale abbiamo raccontato la storia di Corrado. Voi direte, chi se ne frega? È una storia bellissima di milanismo, che adesso proviamo a raccontare senza piangere, non è facilissimo. Tutti. Una storia che ha toccato tutti. Però, per esempio, forniamo anche quello, storie non di Milan, di milanisti, in modo che il Milan venga affrontato a 360 gradi. Chi vuole ci ascolta, chi non vuole ci ascolta. Diciamo che si può fare un po' la propria radio, è quello l'obiettivo. Quella più emozionale, quella più tecnica, quella più... Il termine corretto è tailor made, prendi e te la fai. Ma ieri c'è stata, per esempio, ieri c'è stata anche, è venuta ospite la... Capitano. Francesca Vitale, che è il capitano del Milan Ladies. Perché stiamo cercando di parlare di, non solo di la squadra e tutto, ma c'è un mondo, ci sono le storie. C'è per esempio questo ragazzo che si chiama Edoardo Maturo, che è autore di un libro bellissimo che si chiama Papà, Van Basten e altri supereroi. È un libro dove lui racconta di come sta cercando adesso di instillare il milanismo in suo figlio, perché ai nostri tempi era più facile, nascevi con Van Basten, Gullit, il Milan che vinceva, adesso è più complicato. Allora lui stacca i poster dal muro e fa diventare i giocatori dei veri e propri supereroi e racconta delle fiabe al figlio. Questo libro che è andato benissimo, lui sta facendo una trasmissione da noi che si chiama La mia prima volta. La prima volta non si scorda mai. Okay. E si racconta la prima volta di ogni, dal tifoso semplice al tifoso magari più conosciuto, in cui sei andato allo stadio a vedere il Milan. E escono delle storie bellissime, il ragazzo che ti racconta che io sono andato con mio papà, mi ricordo l'odore della salamella fuori dallo stadio, particolare. Quindi tante storie di gente, di persone del giorno d'oggi, è bellissimo. Okay. Bello, Milan Ascoli. La tua? Sì.
Milan-ASP 1985, sì, con lo stadio ancora alla vecchia maniera, sì. 5-1 ha vinto il Milan. Penso a te. E l'ultimo gol l'ha fatto mentre eravamo sulla luce del primo, uno che diceva andiamo che se no c'è traffico. Se no c'è... Mi ricordo questa cosa. Perché con mio padre, sì, perché all'epoca si faceva tutto quanto il giro. Ma la cosa bella è che noi però non avevamo la macchina lì. Cioè, mio padre c'era traffico, ma non avevamo la macchina lì, poi abitavamo vicino allo stadio e quindi eravamo dal nonno che era lì. Sai che tutti, abbiamo notato che quasi tutti la prima volta sono stati portati quasi dal papà. C'è cioè questa cosa di andare col papà allo stadio che è rimasta io la prima volta allo stadio col papà e i mondiali con il nonno invece nel 90. Pensa a te, Beh, io sono andato, per esempio, io sono andato con mio papà che non era milanista. Lui, per farmi contento da bambino, mi ha preso e mi è andata bene perché ha scelto un Milan-Göteborg dove il signor Marco Van Basten ha pensato di fare 4 gol di cui ne ero rovesciato. Io da quel giorno ho detto bene il signor Marco da Van Basten grande farò io da grande farò Van Basten no, io l'avevo detto da grande farò Van Basten da grande farò le rovesciate. Ma io non è per la gioia della io non ricordo neanche un giocatore della, forse c'era Virdi sono 85 85 c'era ecco forse solo lui mi ricordo sicuramente Virdi che tra l'altro avremo presto in intervista. Fantastico. Lui ha aperto, lo sai che lui ha aperto, è un caso più unico che raro perché lui ha aperto un'enoteca a Milano fantastica dove sta lui al bancone, sono cose degli altri, cose dell'altro mondo, lui al bancone serenissimo, vai lì, bevi un bicchiere di vino, fai due chiacchiere, parli di Milan con lui e oltretutto risponde sempre. Cioè, per cui c'è gente che entra, lo guarda e dice: ma lei non è quello che prende, si siede, dice sì. Sì, prego, cosa vuole sapere? Sì, sì. È una persona fantastica. Sì, fantastica. Sì, allora, baffoni bianchi. Siamo quasi in chiusura, poi insomma la storia di Corrado la vorrei sentire. Allora, ce la fai. Ragazzi, ci provo, non è detto. Non siamo a Paradusso, quindi non facciamo partire musiche. Allora, ok, perfetto. Okay. Allora, ieri sera sono venuti a trovarci due amici di questo ragazzo, Corrado, che hanno cominciato a fare parte da inizio anni 2000 quando ancora non c'erano i social di un news group, diciamo una sorta di, come dire, Twitter antelitteram, un Facebook antelitteram, ed era un gruppo di cui si poteva parlare su internet attraverso una rete parallela Usenet che praticamente non esiste più. Si poteva parlare di Milan. Questo ragazzo aveva visto Corrado, aveva visto uno striscione si chiamava, era di un gruppo di tifosi, si chiamava Gruppo Convinto, e lui aveva preso questo nickname e scriveva come Convinto. Non entro nei dettagli, come avete capito è una storia triste. Se volete andate a vedere sia sul sito papavanbasten.com che su milanite.com oggi nell'editoriale c'è raccontata la storia di oggi. C'è raccontata la storia di questo gruppo. Ovviamente, come ben potete immaginare, Corrado 2 anni fa ci ha lasciato per una brutta malattia, è morto di mieloma, e lui era famoso nel gruppo per il suo pessimismo cosmico. Per cui qualunque cosa succedeva, anche se mi andava bene, non c'era, falliamo, finito, siamo morti. Nel momento in cui gli diagnosticano la malattia, lui trasforma questo suo pessimismo quasi macchiettistico, caricaturale, portato all'eccesso, lo trasforma in un ottimismo, in una forza mostruosa, sì, e lotta bellissimo. Per 2 anni, se non ricordo male, lotta 2 anni con un tumore che è feroce, il mieloma è cattivissimo. Feroce. Quando sente la sua avventura finire e capisce che ormai praticamente non ce n'è più, chiama il ragazzo che ha scritto l'articolo, che se avete voglia potete leggere su milanite.com o su papavanbasten.com, e gli dice: vi affido il milanismo dei miei figli. Oggi Cesare e Vittorio, che sono i due bambini, hanno 5 e 7 anni. Domenica alle 15 durante Milan-Genoa, dietro per la prima volta lo striscione Gruppo Convinto, che è rinato grazie ai ragazzi, grazie agli amici. Il vecchio Gruppo Convinto è scomparso, loro hanno rifatto uno striscione e dietro quello striscione ci saranno i due bambini e la moglie di Corrado a raccogliere l'eredità del loro milanismo. Papà non può, però dietro quello striscione, e mi sto commuovendo, però dietro quello striscione vogliamo essere in tanti. Radio Rossonera c'è, ci sarà. Se non avete niente da fare domenica e vi scappa di comprare un biglietto, guardate, andate secondo Anello Verde, settore 242, io la memoria gioca, però vi spostate, tanto Milan-Genoa non ci sarà tantissima gente, comunque si trova sicuramente, vi spostate, pagine, tutto. Sì. E assolutamente ci basta andare lì e far capire a Vittorio e Cesare che papà
fisicamente non c'è, ma certo. Però è ancora con loro. E tra l'altro stiamo preparando una bella sorpresa, non diciamo niente, siamo, perché non si dice niente, però stiamo preparando una bella sorpresa, se riusciamo sarà una super sorpresa per questi bambini. Incrociamo le dita. Questo è Radio Rossonera. Questo, anche questo è anche Radio Rossonera. Insomma, non è solo... Ieri sera la trasmissione è stata una tragedia. C'è tanto casseggio, c'è tanto... Cioè, no, no, dalle 7 alle 8 ma poi... abbiamo condotto in tre. Perché scusa, non ce la faccio. Io ho dato il cambio. Io a un certo punto mi ha detto due frasi, ho detto, vabbè, senti Piero, fammi un favore, siediti tu, io devo andare. Ma insomma, tu... sì, stato... e oggi però c'è anche tanto cazzeggio, lo però, dicevamo. Però sì, ci piace anche scherzare, per carità. Ovviamente io... Quando arrivate in trasmissione, se siete ospiti, dovete pagare la tassa rigattieri. Finalmente si parla di calcio in una maniera intelligente. Il nostro fatta è sì con il cuore, ma col cervello, e non fatta con altre parti. Il con giorno cui invece che... bisogna solo giocare, forse. Sì, esatto. Direttore, se ti capita di ascoltarci ogni tanto, e te lo chiediamo proprio come clausola di salvaguardia, okay. Il giorno che ci ascolti e, dici questi e siamo seri, va bene, apri la porta e noi ce ne andiamo. Perché la gente che si prende sul serio, che parla quando parla di calcio, sono odiosi, insopportabili, cose del tipo. Possiamo dire è solo calcio? È solo calcio. Ok, è solo calcio. Perché a volte sembra che invece. È la cosa più seria tra le cose non importanti. Serio. Per okay. Cui ci sono i momenti in cui cerchi di essere serio. Dai, ma smetti che stai cercando di fare il serio. Esatto, non ci riesco. Non mi viene, ma poi non sono serio io, dai, cioè voglio dire. Lui ci prova, Ricordatevi, Radio Rossonera, la trovate su Facebook, la trovate su Spreaker, la trovate il logo, poi il logo è bellissimo, tutto, quindi veramente ringraziamo i ragazzi che ci hanno fatto, che è bellissimo. È un'agenzia, si chiama Behind the Cloud, sono stati bravissimi, hanno perso con noi un sacco di tempo. E continuano a perdere. Continuano a perderlo, hanno fatto un lavoro pazzesco. Anche al di là delle nostre capacità, nel senso che la prima volta che ho visto quel logo lì l'ho saltato, poi l'ho riguardato e sono rimasto a bocca aperta e ho detto, oh, ma è il mio logo. E loro avevano, per esempio, l'avevano fatto apposta e l'avevano mischiato insieme agli altri, perché loro sapevano che noi avremmo scelto quello. Sì, sì. E l'hanno buttato lì dentro nascosto, era in mezzo, no? Per cui li ho visti tutti e ho detto, no, ma forse è l'ultimo. Poi li ho riguardati tutti quanti e ho detto, no, quello. E in quattro abbiamo detto, no, quello. Pazzesco, ho fatto un lavoro veramente, veramente sensazionale. Ragazzi, di Behind the Cloud, tantissimi poi collaboratori che adesso. Beh, ringa, sì, sì, sì. Fanno le trasmissioni. Beh, c'è Matteo Bismara, c'è Simone Cristiano. La cosa bella, guarda, se abbiamo Salvatore Liuzzo. 30 secondi. La cosa bellissima, allora, ok, la cosa bellissima è che noi, se avessimo fatto un casting per cercare le persone, non avremmo trovato dei ragazzi così validi, che ci sono arrivati a noi per caso, tutti, e sono bravissimi. Ma Andrea Petrolà, il ragazzo che ci ha montato la radio, che poi è il nostro fonico, che è Salvatore Noel, che viene ogni volta da Brescia a Milano, da Desenzano, ed è un genio. Fabio è un genio, io non ho mai visto una persona così. L'altro giorno al telefono l'ho chiamato e gli ho detto, Sal, ascolta la trasmissione di me, perché ho un problema, non riesco a capire che cosa. Mi ha mandato dopo 30 secondi, mi ha mandato un messaggio. Ho capito e mi ha detto: gira sto tasto qua e vedrai che non so. Un genio, ogni situazione generale bisogna proprio genietto. Sì, cose, poi tantissime voci, tantissime storie, tantissime cose da raccontare sul Milan e. E non solo. E non solo, perché poi fate proprio. Sì. Insomma, sì, il Milan è un pretesto, sembrerebbe a volte quasi. Beh, sì, un giorno ci verrete a trovare voi, sì, no? Così ci raccontate voi la vostra storia. Molto volentieri, davvero. Io davvero vi ringrazio tantissimo. Ci si becca sulla rete. Sì, no? Sì. Intanto ci si incrocia lì, poi in realtà ci facciamo anche la via, perché poi sta da vuole che. Vicini di casa. Vicini di casa. Sì, è vero. Caso vuole che siamo finiti ad avere degli studi vicini. Quindi grazie davvero mille, Pietro. Grazie davvero. Grazie Pietro, a voi. Buona giornata, buona trasmissione. So che fa poi cominciate quello di Gatti del pomeriggio. Sì, quindi, sì, insomma, sì. Ci tocca. Radio Rossonera, seguitela, che davvero è una delle nuove realtà milanesi da seguire, davvero interessante. Grazie davvero, grazie a tutti anche voi che ci avete seguito. Ci rivediamo domani mattina, sempre qui alle 12.30 in diretta con Good Morning Milano. Oggi pomeriggio invece ore 18 in diretta sempre qui con il telegiornale della sera, con tutte le informazioni aggiornate su Milano e città metropolitana. Grazie mille, arrivederci e a presto.